Mi chiamo Angelo Licata, sono un regista e uno scrittore. Nel 2007 ho realizzato un film indipendente, liberamente ispirato a Star Wars, che si chiama Dark Resurrection. Era un film umile, estremamente sperimentale, ma nonostante questo ha avuto un buon impatto mediatico e da quel momento è iniziata la mia avventura nel mondo dell'intrattenimento. Ho occupato di pubblicità e di film per il cinema in qualità di regista e in qualità di supervisore degli effetti visivi. Fin da subito mi sono reso conto della grande importanza che aveva la previsualizzazione. Realizzavo principalmente storyboard statici, a volte realizzati da me, a volte affiancato da grandi artisti. Ma a un certo punto mi sono reso conto che l'uso di un software 3D poteva essermi di grande aiuto e poteva persino permettermi di realizzare un animatic che si avvicinava moltissimo alle riprese reali. Ho scoperto iClone della Reallusion qualche anno dopo e da quel momento non ho più fatto a meno. Un anno fa ho iniziato a progettare le riprese del capitolo conclusivo di Dark Resurrection. Purtroppo non avevamo a disposizione molto budget e per la qualità che volevo raggiungere potevamo permetterci al massimo 4 giorni di ripresa. L'intera storia sarebbe stata raccontata tramite un romanzo gratuito, ma volevo che il cortometraggio fosse spettacolare, visitasse buona parte delle location e presentasse i personaggi. Era un'impresa titanica. L'unico modo per riuscirci era previsualizzare perfettamente tutto quello che avremmo dovuto girare, risolvendo tutti i problemi e persino il montaggio molto prima di finire sul set. Allora, con il mio collaboratore Andrea Navicella abbiamo fotografato gli attori e abbiamo realizzato il loro avatar all'interno di Character Creator della Reallusion. Successivamente, col software iClone, abbiamo creato gli animati di tutte le inquadrature. Montando e sonorizzando quelle sequenze, abbiamo capito cosa potevamo realizzare, cosa non potevamo realizzare con le risorse a nostra disposizione e abbiamo eliminato anche il superfluo. Il risultato è stato un'anteprima molto vicina a quello che sarebbe stato il prodotto finale. Vedendolo, la troupe si è emozionata ed era estremamente motivata. E oltretutto ha permesso al reparto fotografia di prepararsi con largo anticipo, permettendoci sul set di avere un atteggiamento più rilassato, avere più tempo da dedicare agli attori e a perfezionare quello che già funzionava. Mi occupo di previsualizzazione dal 2009 e spesso mi chiedono se gli animatic sono sempre necessari. La mia risposta è: se giri con effetti visivi o conseguenze molto complesse, gli animatic sono fondamentali, indispensabili al fine della progettazione delle riprese. Se stai girando cose più semplici e tutte live, gli animatic comunque sono un ottimo strumento creativo che permette ai registi di sviluppare soluzioni alternative e arrivare sul set scremando tutto il superfluo, girando solo ed esclusivamente quello che finirà nel montaggio e quindi abbattendo tempi e costi. Attualmente, a mio parere, iClone e Character Creator sono i due software di elezione per la creazione di animatiche professionali per il cinema e per la pubblicità.